Napoli celebra il vino e i suoi vigneti da domani a domenica 25 settembre con la prima edizione del Festival delle Vigne Metropolitane. 3 giorni di visite guidate, workshop, spettacoli, degustazioni per scoprire un patrimonio unico ancora poco conosciuto. E Napoli è dopo Vienna la città metropolitana che ha più ettari dedicati alla coltivazione delle vigne, quindi sarà una manifestazione itinerante che porterà i visitatori di vigna in vigna, di esperienza in esperienza, sapendo che peraltro il vitigno napoletano, non utilizzando alcun innesto con vini e viti americane, può essere considerato quello più vicino all'identità e all'originalità delle prime piantagioni. Il Festival delle Vigne Metropolitane è un'occasione per far conoscere ad esperti e appassionati questa particolare viticoltura, affascinante anche dal punto di vista paesaggistico e naturalistico. Sono previsti eventi in diversi punti della città, da Chiaiano a San Martino, Posillipo, Agnano, tutti su prenotazione e consultabili sul sito dell'iniziativa. Napoli ha un patrimonio immenso da questo punto di vista. Posillipo, Agnano, Chiaiano, il Vomero hanno delle vigne tra l'altro storiche che sono state poco toccate e poco influenzate da successive modifiche. Il festival vuole fare semplicemente questo, far conoscere ai cittadini e ai turisti questo patrimonio immenso che abbiamo. Noi infatti faremo visite guidate nelle vigne e nelle cantine, faremo spettacoli nell'area archeologica di Pausillipon e anche nella selva La Candona, che è un'altra storia particolare, è un vigneto sequestrato alla Camorra e dato ad una cooperativa che ne sta facendo motivo di lavoro per tanti giovani. Organizzata dalla Ravello Creative Lab con l'associazione di sommelier e campi Flegrei a tavola, la manifestazione è promossa dall'assessorato alle attività produttive nell'ambito della programmazione Napoli Expost, con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze agroalimentari e le filiere produttive della Campania. Un'occasione di nuovo di grande qualità, di grande attenzione per premiare produttori che hanno messo insieme identità e passione, due elementi fondamentali per continuare la tradizione di Emozione Napoli.